Bilancio esercizio provvisorio. Nuovi cimiteri e crematori. Assegni di studio. Relazione del difensore civico. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 17 marzo il Consiglio regionale ha prorogato al 30 aprile l'esercizio provvisorio del bilancio e al 31 maggio il termine per l'istruttoria sugli assegni di studio. L'Assemblea poi ha adottato il piano per nuovi cimiteri e crematori e ha approvato diversi atti di indirizzo per regolamentare l'utilizzo di fitofarmaci, contro la chiusura dei piccoli uffici postali, a favore della variante stradale della 460 in Canavese e sulla donazione degli organi. In apertura di seduta il difensore civico ha svolto la relazione sull'attività del 2014, cui è seguito un ampio dibattito. In primo piano. Il Consiglio regionale ha approvato la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio 2015 della Regione al 30 aprile. In questi giorni il provvedimento finanziario è all'esame delle commissioni, anche in attesa che si sblocchi la trattativa con Cassa Depositi e Prestiti sulla rinegoziazione dei mutui, che porterebbe per il 2015 un minor costo di 160 milioni di euro. L'Assemblea ha adottato il piano di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori. Questi ultimi dovranno realizzare almeno 1200-1300 cremazioni l'anno, per un bacino di riferimento di almeno 5000 decessi. Si prevede inoltre una distanza minima da una struttura all'altra di 50 km, garantendo comunque la realizzazione di un impianto per ogni provincia. Il Consiglio ha prorogato di 2 mesi, sino al 31 maggio, il termine per l'istruttoria del bando degli assegni di studio per il periodo 2013-14 con uno stanziamento di 16 milioni di euro. La soglia minima del reddito ISEE fissata per avere accesso agli assegni è stata innalzata a 26.000 euro. Con la delibera approvata concediamo 2 mesi di tempo in più ai comuni per completare l'istruttoria sugli assegni di studio anno scolastico 2013-14, effettivamente l'avevamo ridotta troppo rispetto ai 6 mesi di prima, appena 3 mesi previsti originariamente. Certo, in questo tempo dobbiamo anche rimeditare sul modulo informatico per semplificarlo, per limitare le anomalie che i cittadini incontrano nella compilazione online della domanda di assegno, e insomma per sveltire e semplificare la procedura. Nell'ultimo bando sul diritto allo studio 25.000 piemontesi hanno presentato la loro domanda esclusivamente online. Credo che questa sia la dimostrazione che la pubblica amministrazione può essere raggiungibile anche presso il PROPC. Credo che la Regione debba investire sempre di più in questi aspetti. Oggi diamo alcuni giorni in più alle amministrazioni comunali per controllare le graduatorie. Il difensore civico ha svolto la relazione annuale sulla sua attività nel 2014 all'Assemblea di Palazzo Lascaris. Il maggior numero di richieste ha riguardato i servizi alla persona, le opposizioni a dimissioni ospedaliere, la previdenza sociale, l'assistenza pubblica e l'inquinamento ambientale, acustico ed elettromagnetico. La relazione del difensore civico ci ricorda che ancora in Italia ci sono tantissimi diritti negati, anche in questa regione, a partire per esempio al diritto alla salute per tutti i malati cronici, per chi per esempio ha una malattia come l'Alzheimer e per i tanti anziani che ancora oggi non godono dell'assistenza territoriale e domiciliare, soprattutto progettata dalle ASL. Spesso, nel gran parte dei casi, è a carico di questi anziani e di queste famiglie che hanno visto un aggravio per i loro conti ma anche per la loro salute. La parte relativa a ambiente e territorio ha riguardato più di 500 interventi e noi abbiamo evidenziato proprio come manchi spesso, per quanto riguarda le tematiche ambientali, una corretta informazione da parte degli organi di governo, sia sui dati riguardanti le emissioni, ma anche sui livelli di governo responsabili per i vari fattori.